Io ho frequentato, prima di aprire già i corsi con Marco Postiglione, e grazie a lui ho cambiato, diciamo, delle decisioni importanti che avevo preso. Stavo facendo degli errori per quanto riguarda gli investimenti per la parte tecnologica e anche per quanto riguarda l'organizzazione del centro. Fortunatamente mi ha aperto gli occhi e quindi ho cercato di organizzare il mio centro differentemente da come l'avevo immaginato. Grazie a tutti i corsi di formazione che ho fatto di vendita, di marketing, sto dando l'opportunità al mio centro di riempire il cassetto e di fare in modo che anche le mie operatrici possano essere contente del loro stipendio, in quanto metto degli incentivi al raggiungimento degli obiettivi. Stavo inserendo un po' di tutto nel centro estetico, cioè avevo inserito l'area health per i capelli, il fitness. Invece lui mi consigliava di focalizzarmi e di posizionarmi soltanto su una specializzazione, specializzarmi in qualcosa. E poi avrei comprato anche tante tecnologie, in effetti tanti apparecchi che non mi sarebbero servite. Ad oggi noi abbiamo soltanto due apparecchi, poi tutto facciamo manualmente. Quello che dice Marco che è importante ciò che proponi alla cliente, ma in termini non tanto tecnologici, ma quanto con una diagnosi, quello che puoi raggiungere anche soltanto attraverso le mani. Io lo consiglio a tutti, Marco e Cristina mi hanno letteralmente cambiato il mio modo di vedere e di gestire il mio lavoro e li seguo perché comunque sono stati importanti in questo mio percorso di crescita. Io sono del parere che dalle persone mi prendo il meglio e per quanto riguarda Marco veramente mi ha dato la giusta strada, la guida per poter ottenere dei grandi risultati. Allora, io sono assetata di sapere e quindi faccio vari corsi, ma per quanto riguarda il corso il metodo Beautop, nonostante lo seguo e lo faccio da anni, per me è come se fosse sempre una novità. Non puoi mettere tutto in pratica, tutto ciò che apprendi. Quindi è un allenamento continuo e io non consiglio mai di smettere, perché quando smetti, poi dopo è come fare ginnastica. Cioè non cominci a dimenticare tutte le procedure, tutti i protocolli, e quindi è un continuo allenamento. Io lo chiamo proprio lo stesso che facciamo per quanto riguarda il nostro corpo, allenare avendo dei risultati. Quando ti fermi, riprendi i tuoi chili, non ti senti neanche più tanto in forma. Invece io sono sempre entusiasmata ogni volta che vengo, anche se ascolto anche le stesse cose, però sono sempre più motivata. Non smetterò mai di seguire i corsi di Marco Postiglione. La cosa importante è che prima mi potevo definire una commerciante, adesso sono un'imprenditrice. La differenza è notevole, perché prima lavoravo, cioè ero io che non facevo da regia, ero io che giocavo in campo. Invece sono passata dall'altra parte e quindi ad avere un'idea unica di come poter gestire la mia azienda, guardando i numeri, che prima non lo facevo, guardando anche come poter recuperare i clienti, fare nuovi clienti, come svilupparli. Prima per me era riempire soltanto, fare liquidità, e mi fermavo soltanto nel fatturare, non pensando ai margini, agli utili, e questo ha fatto la differenza. Seguire tanti corsi, il marketing per noi non esisteva proprio. Adesso noi abbiamo un'area marketing di 6 persone, abbiamo un'area di controllo e di gestione che prima non avevamo, e grazie a tutti questi corsi che ho fatto e capisci l'importanza proprio che l'imprenditore deve lavorare, ma dall'altra parte deve godersi anche la vita. Nella vita, se ti poni un obiettivo, è normale che ci sono dei vari step.
In questi step puoi incontrare degli ostacoli. Uno dei tanti ostacoli potrebbe essere il prezzo. Costa tanto, non ho tempo. Dipende, se tu sei convinta e vuoi avere una crescita aziendale, comunque devi fare un percorso. Anche se questo percorso ti può costare tanto, oggi ci sono agevolazioni, finanziamenti. Io sono dell'idea che quando una persona è convinta di poter fare qualcosa di diverso, deve essere disposta e deve osare, perché il mondo è di chi spinge. Marco Facco, il controllo di gestione, il business plan, per me è stata una delle tante persone, insieme a Marco, Cristina, Claudio, che mi hanno fatto la differenza nel mio settore, non soltanto quello estetico, ma anche negli altri business che abbiamo. Claudio Campirone è un treno che corre. Spesso qualcuno dice no, corre troppo, ma il significato che lui dà a ogni cosa che cerca di trasmettere a noi è così efficace che quando sali su quel treno non importa la velocità, ma è il contenuto delle cose che lui dice. Correrà anche, ma l'importante è che tu sei salito su quel treno. Poi la prima volta può sembrare che può essere un po' difficile, ma per questo motivo consiglio sempre di fare sempre i corsi, perché è una questione di allenamento. E Claudio è un'altra persona che ha fatto la differenza anche nella mia azienda. Marco, come definirlo? Non lo conosco tantissimo, non lo frequento, però lo percepisco a pelle, che è una persona che cerca di trasmettere a tutte quante noi, almeno in questo caso che abbiamo i centri di estetica, di se vuoi raggiungere il successo devi cercare di emulare una persona che è diventata eccellente nel suo settore. E lui è così vero in quello che dice, che spesso qualcuno può dire vabbè, sono le solite cose. Invece Marco dice cerca di fare quello che faccio io. Se io sono arrivata a questo e sviluppo i miei clienti e chiedo di fare gli appioppi, fai quello che faccio io. Cioè è vero, è naturale. Mentre gli altri si nascondono con vendite sulle persuasive, lui ne fa per niente vendita sulle persuasive, almeno per me. È diretto. Fai quello che faccio io e riempi il cassetto. Master of Beautop, come definirlo? A prescindere, figo. E poi io seguo una carissima persona che dice la vita inizia dove finisce il divano. Per me la vita è iniziata quando ho incominciato a fare master.